Ciao bambini, oggi finalmente è arrivato il giorno della nostra gita. Una gita che quest'anno sarà un po' speciale, perché non potremo spostarci fisicamente e andare a vedere direttamente il luogo, ma faremo una gita con la nostra fantasia. Sarà una gita speciale, del tutto nuova, con la nostra fantasia e con i nostri occhi. Vedremo delle cose mai viste prima. Certo, magari non potremo sentire gli odori dei luoghi in cui andiamo, non potremo sentire l'aria frizzantina sulla pelle, ma vedremo sicuramente delle cose con degli occhi diversi e da dei punti di vista diversi, cose che non avremmo mai potuto vedere in altro modo. Quindi questa può essere anche una fortuna. Oggi partiremo e andremo nella Valle dell'Ossola, alla scoperta di un popolo speciale. I Valser. Ma non solo, scopriremo anche come si fa il formaggio, scopriremo dei fiori speciali che vivono sulle montagne, scopriremo alcune case un po' strane, un po' diverse dalle nostre, e scopriremo anche un animale particolare che da qualche anno è tornato nelle zone del nostro territorio, il lupo. E qualcuno si starà chiedendo, e mangiare? Non vi preoccupate, abbiamo pensato anche a questo e vedrete che cosa riusciremo e potremo mangiare. In questo viaggio faremo diverse tappe. In ogni tappa troveremo un personaggio speciale che ci racconterà tante cose nuove. Quindi cosa aspettiamo? Apriamo bene gli occhi, apriamo bene le orecchie e tutti sul pullman che partiamo per il nostro viaggio. Andiamo! Mamma mia, come va veloce questo autista! Tenetevi forte! Mamma mia, che viaggio ganzo! Un po' veloce però per i miei gusti. Bambini, dopo questo viaggio in pullman, eccoci qui arrivati. Siamo in Val d'Ossola, specialmente in Val Formazza, perché la Val d'Ossola è composta da diverse valli e lo scopriremo più avanti. Oggi incontreremo diverse persone, diversi esperti che ci racconteranno qualcosa di questa valle. Il viaggio che abbiamo fatto adesso, questa è la terra vista dall'alto, vista dall'universo, dove c'è quel puntino rosso siamo noi e piano piano ci avviciniamo. Ecco lì tutta l'Europa, con tutti gli stati dell'Europa e l'Italia, eccolo lì il nostro stivale. Ricordiamoci che noi siamo nella zona a nord dell'Italia, settentrionale, proprio qui. Ecco lì in alto, nella zona dove adesso vedremo dei laghi, tutti contornati da delle montagne, che sono le Prealpi e le Alpi. Eccolo qui il nostro Lago Maggiore, con Verbania, un pezzo di Svizzera, e questa mattina abbiamo fatto tutta questa strada che ci ha portato a Domo d'Ossola e piano piano salendo, dopo tutti quelli curve, quei tornanti giganti che abbiamo fatto, siamo arrivati alle cascate del Toce. Ecco qui, guardiamo dall'alto tutte queste valli e le montagne che le circondano, guardate che belle. E oggi scopriremo tutto grazie a una geologa, Pierangela, la nostra geologa, che ci spiegherà qualcosa di più su queste valli. Ciao a tutti, mi chiamo Pierangela e sono la vostra geologa. Vi porterò in Val d'Ossola. La Valle d'Ossola è composta da sette valli: la Val Vigezzo, la Val Anzasca, Val Bognanco, Val di Vedro, Val Antigorio, Val Antrona e Val Formazza. La Val Formazza. Questa è senz'altro una delle più belle vallate alpine, ricca di abeti, pineti, numerosi laghetti, ci sono degli scorci panoramici molto suggestivi. È una zona di alta montagna, ricca di ghiacciai, rupi, corsi d'acqua e bacini. In questa valle
si costruì il primo villaggio abitato da Walser, a sud delle Alpi, un antico popolo germanico. La valle ospita numerosi bacini artificiali, creati soprattutto per la produzione dell'energia idroelettrica. E una di queste dighe regola il flusso delle famose cascate del Toce. Oltre le cascate del Toce troviamo Riale, che è una frazione famosa per la produzione del formaggio Bettelmatt. Una valle molto importante è la Val Vigezzo, soprattutto per la storia degli spazzacamini. Lo spazzacamino era un lavoro duro, ma anche molto importante, perché con la pulitura dei camini si preveniva gli incendi delle canne fumarie, e di solito chi puliva le canne fumarie, i camini, di solito erano bambini dai 5 ai 12 anni. Questi bussavano alle porte e gridavano: spazza camino, spazza furne. Erano poveri e le loro famiglie le affidavano a una persona adulta che era il loro datore di lavoro, ma in realtà questi li sfruttava fino a che riuscivano a entrare nei camini. Ma una volta che diventavano grandi non venivano più presi per questo lavoro. Grazie Pierangela, ma adesso gambe in spalla e saliamo in cima alla cascata del Toce, dove troveremo un altro esperto che ci spiegherà delle cose fantastiche. Dai, andiamo! Ciao bambini, io sono Domenica e sono un'esploratrice. Vi guiderò alla scoperta di posti meravigliosi. Siete pronti? Aprite le orecchie, aguzzate la vista, via che si parte, spicchiamo il volo! Eccoci giunti alla cascata del Toce, la più maestosa delle Alpi. Beh, che ne dite? Siete rimasti a bocca aperta? Direi proprio di sì. Come potete vedere, è un luogo in grado di conquistare immediatamente lo sguardo, e qui sono certa che tutti siete conquistati da questo spettacolo meraviglioso. Ammirandola, notate che le montagne fanno da cornice al poderoso salto della cascata, che ha un'altezza di 143 metri. Altissima! Pensate, bambini, ad un palazzo di 5 piani. Bene, dovete immaginare 10 palazzi di 5 piani messi uno sopra l'altro. Hanno la stessa altezza della cascata del Toce. Sulla cima della cascata, e qui vi guardate bene, riuscite a vederlo, sorge un caratteristico balcone di legno che si offre come punto scenografico per ammirare il salto della cascata. E qui che dire, il balcone è sicuramente scenografico, però bisogna avere anche un po' di coraggio per affacciarsi da questo balcone. Devo dire che ne vale la pena, perché l'emozione che si prova è meravigliosa, in quanto, pensate bambini,
Potete sentire le goccioline d'acqua che si appoggiano sul vostro viso per la vicinanza che permette il balconcino al salto della cascata. Ora, per poter osservare la cascata in tutta la sua portata, però occorre selezionare il periodo della propria visita. Questo perché le acque del Toce, il fiume dal quale prende il nome la cascata, sono state deviate dall'uomo per ricavare energia elettrica. Adesso vi spiego bene cosa ha fatto l'uomo. Innanzitutto, a monte della cascata, vale a dire prima della cascata, l'uomo ha raccolto in un bacino tutte le acque del fiume. Le ha poi incanalate attraverso una galleria conducendole alla centrale dell'Enel, che produce energia elettrica. Vi faccio vedere bene questo bacino. Saliamo per questo piccolo sentiero che costeggia la cascata e giungiamo al bacino di Morasco. E qui vi lascio di nuovo a bocca aperta. Cosa ne dite? Guardate quanta acqua! Bambini, questo è un lago artificiale. Più esattamente è una diga costruita dall'uomo negli anni 30 per generare energia elettrica. Ora vi dico una cosa che mi ha affascinato tantissimo quando l'ho scoperta. Pensate che sotto le acque di questo bacino ci sono i resti di un antico villaggio, il villaggio di Morasco. Già, perché in questa zona, prima che l'uomo costruisse il bacino artificiale, c'era un piccolo villaggio di pastori, ormai disabitato, e che è stato sommerso dalle acque del Toce, raccolte in questo bacino. Allora, cosa dite? Andiamo avanti? Voglio farvi vedere altre cose bellissime. Quindi, se siete d'accordo, proseguiamo su questa strada che, come potete vedere, nella bella stagione è percorribile anche con le automobili per raggiungere in questo modo Riale, un grazioso paesino disteso nella vallata. Eccoci qui. Vi piace? Guardate bene, una piccola chiesetta domina sulle tipiche casette valser. Già, perché Riale, dovete sapere, che è un tipico paesino valser. Valser per voi è una parola nuova, esatto? Ascoltatemi bene, i valser sono una popolazione di origine germanica che abitava le regioni alpine. Quindi, essendo una popolazione di origine germanica, parlavano il tedesco, precisamente un dialetto appartenente alla lingua tedesca. Questa popolazione era costretta a convivere con una certa rigidità climatica. Difatti, bimbi, qui in inverno fa veramente molto molto freddo. C'è tantissimissima neve. Guardate un po'. Non è meraviglioso? Sembra una cartolina immersa nel silenzio. Dovete sapere che i valser erano dei gran lavoratori e raramente si spostavano dalle loro montagne. Erano molto legati alla natura e vivevano coltivando principalmente orzo e segale, dei cereali adatti alle alte quote. Con la segale si macinava una farina ideale per il pane, che veniva cotto una o due volte l'anno nei forni comunitari. Cioè, bimbi, nelle case valser non c'erano i forni che abbiamo noi oggi, C'era un unico forno presente all'interno del paese e che veniva condiviso a turno delle famiglie,
o addirittura tutte le famiglie si accordavano e in un determinato periodo dell'anno impastavano il pane e lo cuocevano e poi veniva diviso fra le famiglie. Ora, questo pane veniva conservato all'interno delle loro case, poiché le case erano concepite anche in maniera tale da favorire la conservazione del cibo. Difatti, ascoltatemi bene, il pane sicuramente non era morbido e fresco come siamo abituati noi ad averlo ogni giorno, però loro lo rendevano morbido bagnandolo nel latte. Le loro case, bambini, sono veramente, veramente belle, meritano di essere guardate. Cosa ne dite? Ascoltate bene, guardate bene soprattutto. Come potete vedere, diciamo che la casa è quasi interamente costruita con legno, anche se c'è una parte di pietra che si trova nella parte bassa perché limita il basamento della casa. E poi salendo abbiamo sicuramente il legno che riveste l'abitazione, però attenzione che all'interno, soprattutto nella zona in cui si cucinava, si utilizzava molto la pietra per prevenire gli incendi, cioè meno legno e più pietra per evitare che si scatenassero gli incendi, poiché non c'erano i termosifoni e i riscaldamenti come oggi, ma tutto veniva riscaldato con un gran camino. Ora, i tetti erano fatti anche quelli con il legno, però erano utilizzati, aveva un sottotetto precisamente in cui venivano conservati il pane, i formaggi e addirittura anche la carne salata. Bambini, la casa in genere era composta da un primo piano dove, come vi ho già detto, c'era una grande cucina con una grande stufa. Al piano superiore c'era la camera ed erano molto molto caratteristiche. Guardate un po', quasi tutto fatto in legno. Per i Walser fondamentale era l'allevamento del bestiame. Allevavano pecore, capre e mucche ed erano molto molto bravi a lavorare il latte. Infatti ricavavano burro e una prelibatezza tipica del popolo Walser, il formaggio Bettelmatt. Visto che a volte scendevano a valle verso i paesi più grandi, utilizzavano proprio il formaggio Bettelmatt come merce di scambio per l'acquisto di prodotti che non possedevano, in quanto questo formaggio era una vera prelibatezza. Gli altri popoli lo acquistavano, gli altri abitanti dei paesi più grandi lo acquistavano volentieri, proprio perché è considerato ancora oggi una prelibatezza. Una curiosità, amavano molto i racconti tramandati di generazione in generazione. Ah sì, perché loro mica avevano la televisione come noi oggi e quindi passavano molto tempo intorno al camino a raccontarsi storie. Caratteristici sono i costumi Walser, cioè gli abiti tradizionali che indossavano. E qui mi rivolgo alle nostre signorine. Bimbe, le donne Walser avevano un abito di uso quotidiano, ossia un abito che indossavano tutti i giorni, e uno per le feste. E questo era veramente molto molto bello. Guardate un po', aveva ricami e merletti, e pensate che venivano cuciti proprio dalle stesse donne Walser. Mica c'erano i negozi di abbigliamento dove andare a comprare i vestiti, erano loro a cucirsi questi abiti. Ora, io mi sento un po' stanca, non so voi, cosa ne dite se ci fermiamo per pranzare e assaporare un delizioso risotto al Bettelmatt? Ben detto, Domenica. Io ho l'acquolina in bocca qui e guarda qua quante pance che brontolano. Quindi seguiteci, andiamo nella cucina della cuoca Anna. Buonasera ragazzi, questa sera nella mia cucina voglio presentarvi una ricetta.
la ricetta del risotto al Bettelmatt. Ho preparato gli ingredienti, sono 280 g di riso per 4 persone, 140-150 g di Bettelmatt tagliato già a pezzetti, un po' di olio e uno scalogno oppure una cipolla. Come prima cosa dovete preparare un po' di brodo. Il brodo dovrebbe essere di carne, io per comodità ho preparato del brodo con il dado. In un tegame mettete un po' di olio e poi aggiungete lo scalogno o la cipolla. Accendete il fuoco e fate soffriggere. Ora aggiungete il riso e lasciate tostare un attimino. Okay. Ora aggiungiamo un po' di brodo. Continuate ad aggiungere brodo fin quando il risotto non sarà cotto, quindi per circa una ventina di minuti, e ogni tanto mescolate. Ricordatevi, quando il risotto sarà quasi cotto, di assaggiarlo e di aggiungere un po' di sale. E ora che il riso è pronto, lo togliete dal fuoco e aggiungete un po' di burro e mescolate. E poi il formaggio Bettelmatt. Continuate a girare, girare, girare fin quando non sarà ben sciolto. E adesso che il nostro risotto è pronto, facciamo così come i grandi cuochi. Se volete potete aggiungere anche un pochino di pepe. E voilà! Oh, che mangiata! Era proprio ottimo questo risotto al Bettelmatt dei Walser, vero bambini? Ma ora non abbiamo tanto tempo di aspettare, dobbiamo smaltire tutto quello che abbiamo mangiato. Pronti a ripartire con l'esploratrice Domenica? Da qui prendiamo una strada sterrata. Qua e là vediamo vari massi, cioè dei sassi grandi. Bambini, attenzione! Non stupitevi se dietro a uno di questi grandi sassi sbuca una qualche marmotta. Ehi, eccola lì la furbetta! Eh sì, in questo periodo escono dal letargo e iniziano a gironzolare in cerca di erbe, radici, fiori. La marmotta è vegetariana e beve poca acqua. Già, il suo bisogno giornaliero è soddisfatto da quello ingerito con le erbe, per cui non ha bisogno di bere molta acqua. È un mammifero e, come potete vedere, ha il corpo tozzo, cioè un po' cicciottella, un po' piccolina e cicciottella. Ha delle zampe robuste, riuscite a vederle, e dei lunghi artigli. Già, proprio perché con questi artigli riesce a scavare facilmente nella terra delle gallerie, che diventano le sue tane nel periodo invernale. Che coda bella che ha, bambini! È lunga e folta. Solitamente la marmotta è di colore grigio-bruno. Bella la nostra marmottina,
Adesso la lasciamo finire il suo spuntino tranquilla tranquilla e ta-da! Eccoci arrivati al lago Kastel. Allora, cosa mi dite? Il lago Kastel è un lago alpino caratterizzato da acque di un azzurro intenso, quasi caraibico, che invogliano a tuffarsi, ma non certo invitanti per la bassa temperatura. Infatti, bambini, qui l'acqua è freddissima! Lasciamo il lago Kastel per seguire il ruscello che si dirige verso nord. Il percorso si addentra nella vallata. La zona, come potete vedere, è piuttosto acquitrinosa, cioè sono presenti diversi piccoli specchi d'acqua, come potrei dire, delle piccole pozzanghere d'acqua e dei rigagnoli. Camminando, giungiamo, attenzione, ai laghi del Boden. Sono due laghetti, come potete vedere, le cui dimensioni variano nel corso dell'anno, cioè non hanno sempre lo stesso quantitativo d'acqua. Certo, non sono molto imponenti, rispetto a quelli che abbiamo visto prima. Cosa dite? Li trovate tanto grandi? No! Però, secondo me, meritano di essere ammirati. E qui non voglio dilungarmi molto o aggiungere tante cose. Secondo me dobbiamo lasciare spazio al silenzio e alle immagini. Magari possiamo anche, dopo aver osservato questi splendidi laghetti, chiudere un attimo gli occhi e immaginare il venticello che soffia, perché vi assicuro che in questa zona l'arietta non manca, e il sole che accarezza il nostro viso. Oh, che belli questi laghi, bambini. Guardate che bello qui, che bei paesaggi. Queste zone montuose nascondono tantissimi segreti e tantissime cose curiose. Per esempio, provate a guardare le cime delle montagne che ci circondano. Pensate che sulle cime di queste montagne cresce un fiore speciale, quasi misterioso, un fiore bellissimo, che si chiama stella alpina. La stella alpina non è un unico fiore, ma un'infiorescenza, cioè tanti piccoli rametti su cui vi sono tantissimi fiori raggruppati. Sono così raggruppati che formano delle sfere chiamate capolini. Pensate che ogni capolino può essere formato da più di 50 fiorellini. Questi gruppi di fiori sono a loro volta raccolti all'interno di foglie bianche che hanno la forma lanceolata, proprio come quelle che abbiamo visto a scuola, e sono disposti a forma di stella. Potremmo pensare che queste foglie bianche siano dei petali del fiore. Invece non dobbiamo confonderci, perché sono le foglie. La stella alpina è una pianta erbacea e può raggiungere un'altezza tra i 5 e i 20 cm. I suoi fiori sbocciano nel periodo estivo tra luglio e settembre. La stella alpina sembra una pianta fragile, ma in realtà è capace di sopravvivere a condizioni meteorologiche estreme, come per esempio il grande freddo. Pensate che cresce anche su montagne alte più di 3000 metri e in luoghi rocciosi e difficili anche da raggiungere. Severamente vietato raccoglierla,
Se in una passeggiata, magari per i monti, trovate questa pianta, fermatevi, osservatela, fotografatela, ma non dovete mai raccoglierla, neanche per fare un regalo a una persona a cui volete molto bene. La stella alpina è un fiore talmente bello che i nostri nonni hanno anche inventato una leggenda, cioè una storia che racconta come è stata creata. Tanto tempo fa viveva una bella fanciulla che era desiderata da molti, ma era rimasta sempre sola, tanto da morire senza un marito. Alla sua morte venne trasformata in un fiore, talmente bello quanto prezioso e inavvicinabile. Appunto la stella alpina. Allora ragazzi, vi siete riposati in riva ai laghetti? Siete pronti per ripartire? Forza, che dobbiamo salire! Saliamo, saliamo per incontrare la rupe del gesso. La vedete? È un promontorio, cioè una piccola sporgenza montuosa a forma di panettone. Non vi ricorda un panettone per la forma? Ma a me sì! Questo promontorio è caratteristico per la sua formazione calcarea. Cosa vuol dire questa formazione calcarea? Cioè vuol dire che il promontorio è formato da tante rocce che nel loro interno hanno un minerale chiamato calcite. Questo minerale, bambini, è lo stesso che è contenuto nel gesso. Sì, sì, proprio il gesso che utilizziamo noi a scuola. Per questo la rupe è stata chiamata rupe del gesso. Guardate bene, vedete che alla sommità è stato eretto un omino di pietre? E che in cima a questo omino di pietre è stata applicata una croce? La vedete questa croce? Vi voglio raccontare una curiosità. Beh, il fatto di mettere in alcuni punti di montagna delle croci è un'usanza religiosa che è nata dalla credenza che più un luogo è elevato, ossia più un luogo è alto, più questo è vicino a Dio. Qui, sulla rupe del gesso, ci troviamo a 2434 metri di altitudine. Quindi, essendo così tanto in alto, vuol dire che qualcuno, non so dirvi chi è, ha pensato che questo luogo, essendo così elevato, è tanto vicino al cielo e quindi tanto vicino a Dio. Per questo, sull'omino di pietra è stata messa questa piccola croce. Eccoci qui, in mezzo alle montagne, in un alpeggio. E qui con noi c'è Titti che ci racconterà bene che cosa fa nella vita. Buongiorno bambini, buongiorno e benvenuti, state bene? Io mi chiamo Titti e sono un'alpigiana. Che cos'è l'alpigiana? Tra un po' ve lo spiegherò. Vedete, io abito in questo posto pieno di verde, dove ci sono tanti prati e ci vivo soprattutto d'estate, portando le mie mucche, perché possano mangiare un'erba buona e possano quindi dare un latte ottimo. Ma con me ho sempre il mio fedele cane Nina. E adesso ragazzi, via tutti insieme che vi faccio vedere come io trascorro la giornata e che cosa faccio quassù sui monti. Andiamo! Come vedete, qui ci troviamo in un alpeggio. Voi vi chiederete, ma che cos'è un alpeggio? L'alpeggio, come potete guardarvi intorno, è un luogo di alta montagna dove vengono a pascolare le mucche, le pecore, le capre, e nel periodo che va da maggio fino alla fine di settembre, e stanno tutto il giorno all'aria aperta. Come potete notare, in questo alpeggio ci sono anche delle costruzioni fatte in pietra e in legno. E a che cosa servono? Una viene usata dai pastori come casa e altre invece vengono usate come stalle se gli animali vogliono trovare riparo, e poi c'è anche un locale che viene chiamato casera. Che cos'è la casera?
la casera è il posto dove si lavora il latte per trasformarlo in formaggio. Come vi ho detto prima, nell'alpeggio vengono a pascolare tanti animali e tra questi c'è la mucca. Ma come è fatta una mucca? La mucca è un grosso mammifero. Il mammifero, vi ricordate, è quell'animale che allatta i suoi cuccioli. Ha una testa grande con due corna girate all'insù, ha due orecchie che si muovono e due occhi grandi, ma che vedono a poca distanza. Ha quattro zampe formate da due dita e costituiscono lo zoccolo. La mucca è un erbivoro, cioè mangia solo l'erba, e inghiotte l'erba, dovete sapere, senza masticarla. Perché? Perché il suo stomaco, a differenza di quello degli uomini, è praticamente diviso in quattro parti e questo le permette di riprendere quello che ha buttato giù prima, di riprenderlo quindi e di cominciare a masticarlo quando ha voglia. E così mastica, mastica, mastica fino a che riduce il cibo in poltiglia. In inverno, quando la mucca non è al pascolo, sta nella stalla e che cosa mangia? Mangia il fieno. Ma quando è primavera e quando è estate, invece mangia l'erba. E in questi alpeggi della Val Formazza, la mucca mangia dell'erba buonissima. L'erba che si chiama mutellina. Voi vi direte, oh caspita, che nome strano. In effetti ha un nome che ricorda molto la Nutella. E si vede che per la mucca è proprio la Nutella. Ma che tipo di mucca troviamo qui in Val Formazza? La mucca bruna piemontese, che produce un latte che è molto ricco di proteine e avendo molte proteine è adatto a fare il formaggio. Allora, vi ho detto che qui sugli alpeggi la mucca bruna piemontese mangia l'erba mutellina, anche l'erba mutellina. Ma com'è fatta? Come la riconosco tra tutte le altre? È un'erba che è formata da piccoli fiori di colore bianco e rosa e ha un profumo molto aromatico. Fiorisce tra giugno e agosto e predilige, cioè cresce molto bene dove i terreni sono ricchi di humus. L'humus è questa sostanza fertile molto ricca che permette alle piante di crescere in maniera ottimale. È un'erba comunque che cresce ad alta quota, fino ad altezze pari a 3000 metri. La mucca bruna piemontese produce, abbiamo detto, un latte molto buono. E che cosa si fa con questo latte? Si produce un formaggio che ci invidia tutto il mondo e che è prodotto proprio solo negli alpeggi della Valle Antigoria e Formazza. Questo formaggio si chiama Bettelmatt. E com'è questo Bettelmatt? La pasta ha una consistenza molto morbida, è ovvio che se lo fate stagionare diventa un pochino più dura. E questa pasta è di colore paglierino, cioè è un po' giallo, e questa colorazione gialla è data proprio dall'erba mutellina. Come lo si può consumare? Ma il modo più semplice è quello di mangiarlo con il pane, altrimenti potete fare degli ottimi risotti oppure la pasta con il formaggio fuso. Ma come si fa questo formaggio? Allora, il pastore prende il latte e lo scalda a una temperatura di circa 30 gradi, poi aggiunge il caglio. Successivamente questa pasta viene presa e messa all'interno delle fasciere. Che cosa sono le fasciere? Sono praticamente come delle formine con una fascia tutta intorno che permettono alla pasta del formaggio di prendere forma, la forma che voi conoscete, la forma rotonda. E questo formaggio poi viene salato. E come viene salato? Con la salamoia. La salamoia è praticamente dell'acqua molto molto salata e la stagionatura va da 2 mesi fino a 1 anno.
Ma quando si fa questo formaggio? Questo formaggio viene prodotto tra la fine di giugno e i primi di settembre. E ricordatevi, il vero Bettelmatt è quello che riporta una marchiatura a fuoco sulla crosta. Non vi fidate, perché se non è così, non è il vero Bettelmatt. Sappiate che questo formaggio è stato veramente molto molto importante per la Val Formazza, perché a partire dal 1200 veniva utilizzato dal popolo Valser come merce di scambio, e lo usavano per pagare che cosa? Lo usavano per pagare l'affitto delle case, oppure per poter usare gli alpeggi, oppure serviva per pagare le tasse. Quindi era proprio una gran merce di scambio. Al posto dei soldi si usava il formaggio Bettelmatt. Bambini, vi voglio raccontare una cosa speciale. Esiste un animale di cui si parla nelle storie, quelle che i nonni raccontano ai nipotini. Un animale descritto sempre come cattivo e nemico dell'uomo: il lupo. In realtà non è proprio così. Il lupo è un animale che cerca il più possibile di stare lontano dall'uomo. È capace di fiutare con il suo naso l'odore dell'uomo da grandi distanze e scappare. Certo, il lupo è un animale che per vivere deve cacciare. Sicuramente si sarà pappato qualche capra o qualche pecora dei pastori. Il lupo è un animale che fino a 100 anni fa era molto diffuso nelle nostre zone. Poi, in seguito al cambiamento dell'ambiente e all'azione dei cacciatori che li uccidevano, era sparito. Da qualche anno, però, alcuni studiosi, con delle telecamere speciali, alcune telecamere che fanno delle riprese anche di notte, hanno filmato alcuni lupi che si aggiravano nelle nostre valli, in particolare nelle valli dell'Ossola. Insomma, dove ci troviamo proprio adesso? Pensate che qualche giorno prima di Natale un lupo solitario è stato visto vicino a Dornavasso, ma appena visto gli uomini è scappato via, eh? Una cosa è sicura, il lupo è un animale affascinante e molto bello. Ma come è fatto questo lupo? Il lupo è un animale carnivoro, cioè mangia la carne, che è un po' simile al cane. Vediamo un po' quanto è grande. Allora, ha una lunghezza tra i 110 e i 140 centimetri e un'altezza tra i 60 e gli 80 centimetri. Se volete, a casa potete prendere un metro e con l'aiuto dei vostri genitori disegnare su un cartellone le dimensioni di un lupo, giusto per capire realmente quanto è grande. Il colore della sua pelliccia varia dall'età e dalle stagioni. Generalmente è grigio giallastro o marrone rossiccio. Il lupo ha i denti canini affilati, lunghi e ricurvi verso l'interno. Questo animale raggiunge al massimo i 10 anni di vita. Il lupo ha anche delle abitudini di vita un po' particolari. È un animale notturno principalmente. Gioca e si riposa di giorno, mentre di notte va a caccia. Una caccia che avviene in branco. Il lupo si aggira nei boschi per cacciare le prede come cervi, camosci, mucche, capre, pecore, maiali, cinghiali, e a volte, se il cibo scarseggia, si accontenta anche di qualche uccello. Poi, se non trova niente da mangiare, può stare anche alcuni giorni senza mangiare. Il lupo vive in branco, un po' come se fosse la sua famiglia. La vita di branco è basata su delle regole ben precise. Pensate che se un lupo del branco non rispetta le regole e non segue il capo branco, può essere anche cacciato via. Il branco è composto dai 2 ai 7 lupi. A capo del branco vi sono il maschio e la femmina più forti, che vengono chiamati maschio alfa e femmina alfa. I due formano una coppia. I due lupi capobranco sono gli unici che possono avere dei cuccioli. Di solito nascono dai 4 ai 6 lupacchiotti alla volta.
gli altri componenti del gruppo hanno il ruolo un po' di zii della famiglia, aiutano i cuccioli a crescere e contribuiscono alla caccia insieme al capobranco. Quando un cucciolo cresce e diventa adulto, può continuare a fare parte del branco oppure andare via da solo alla ricerca di una compagna per formare un nuovo branco. Oh, ma che bella gita! Ma che belle cose che abbiamo scoperto! Che giornata! Fantastica! Cioè, bambini, avete visto quante cose abbiamo scoperto? Abbiamo visto la cascata del Toce, la diga di Morasco, Riale, i laghi Castel e i laghi del Boden, la rupe di gesso. Poi abbiamo conosciuto i Valser e le loro tradizioni. Abbiamo visto che cos'è un alpeggio, abbiamo scoperto come si fa il Bettelmatt e abbiamo visto una ricetta fantastica del risotto al Bettelmatt. Poi abbiamo conosciuto degli animali bellissimi, la mucca, il lupo, la marmotta e poi abbiamo visto un fiore fantastico speciale, la stella alpina. È stata proprio una giornata bellissima, una gita un po' diversa, una gita diciamo a distanza, ma almeno abbiamo potuto farla e scoprire tante cose nuove. Ringraziamo allora Anna, la nostra cuoca, Domenica, la nostra esploratrice, Pierangela, la nostra geologa e Titti, la nostra alpigiana, che ci hanno fatto scoprire tutte queste bellissime cose. Adesso ragazzi è ora di rientrare, dai, dobbiamo partire, però io non mi fido più dell'autista dell'andata, no, al ritorno torniamo in un altro modo, mi raccomando, che è anche più veloce, andiamo! No, forse l'elicottero non è che è stata una grande idea. Aiuto!